E a Torino tanti in queste ore stanno lasciando il raduno illegale, decine di giovani sono stati soccorsi per abuso di alcol e di droghe, due i poliziotti feriti. L'inviato Riccardo Porcù. La festa si chiama Non Stop Party e il motivo si sente. Da sabato sera alla notte di Halloween, qui alla periferia di Torino, centinaia di casse diffondono la stessa musica techno davanti ai camper di tutta Europa. Quasi tutti senza mascherine. Qualcuno balla sui tetti. Quanto sia pericoloso si vede. La pioggia non li ha fermati prima, non può farlo adesso che la festa sta quasi finendo. Entro stanotte dovrebbero andare via tutti. Noi non sappiamo quando finisce o quando non finisce. Comunque anche nelle altre discoteche rischi di incontrare, non lo so, anche il Covid, così, quindi cosa cambia alla fine? Non è più pericoloso di andare in discoteca o in un pub, per me è lo stesso. It's the same for me. Per le forze dell'ordine no. Come vedete alle mie spalle tutti i camper con i partecipanti al rave abusivo vengono identificati e fermati. Oltre 4.000 persone, e sarebbero state il doppio, quasi come tre mesi fa nel Viterbese, se le forze dell'ordine non avessero subito chiuso così i quattro varchi di accesso allo stabilimento. Uno sgombero sarebbe stato troppo rischioso. In quel momento e anche ieri, con la presenza di 4.000 persone in un luogo chiuso, era estremamente complesso e difficile. Dentro c'è ancora musica, che non fa sentire il freddo come l'alcol e le droghe. Venderle qui è più che normale, poi però si esce portati in barella. Se qualcuno si è fatto male ed è svenuto dall'altro lato del capannone, non lo possiamo sapere, ma magari non lo sanno neanche gli organizzatori interni. Gli accenti sono francesi, inglesi, tedeschi. Il saluto identico, prima di essere fermati dalla polizia. Ciao!